Il Consiglio regionale della Puglia è diciamo, non soltanto all'opera per tagliare i vitalizi, ma noi abbiamo tagliato stipendi a partire già dal 2005-2006. Saldi, 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 quanti saldi! Da sempre Nichi Vendola, segretario di SEL, fa il paladino antiprivilegi. E in effetti a quelli dei consiglieri regionali pugliesi la sforbiciata è stata data, ma non ha toccato lui, ex presidente. Così, all'età di 57 anni, inizia a incamerare più di 5.600 euro al mese, con solo 10 anni di contributi. Viva i soldi! Vendola entra a pieno titolo nella galleria dei baby pensionati famosi, dove ci sono, tra molti altri, nomi storici come l'ex ministro socialista Claudio Martelli, 8.400 euro al mese da quando aveva 51 anni, Vittorio Sgarbi, anche lui 8.400 da quando ne aveva 54 di anni, l'ex leader dei Verdi, Pecoraro Scanio, 5.600 euro al mese da quando ha compiuto 49 anni, l'ex leader del 68, Mario Capanna, 4.700 euro mensili da quando aveva 47 anni. E il fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, 3.100 euro al mese da quando aveva 49 anni. Saldi, 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 quanti saldi! Privilegi di una volta? Ma che lo scandalo continua. Nel 2014 Claudia Lombardo, ex presidente del Consiglio regionale della Sardegna, all'età di 41 anni è andata in pensione con 5.100 euro al mese. Nell'agosto 2014 il caso di 266 ex consiglieri della Regione Lazio che costano ai contribuenti 20 milioni l'anno, come Roberto Buonasorte, che prende 5.600 euro al mese da quando ha compiuto i 50 anni. Nel febbraio 2015 Paolo Menis, sindaco ed ex consigliere regionale in Friuli, è andato in pensione con 2.900 euro al mese a 55 anni. E ora la notizia di Vendola, ripetiamo, 5.618 euro al mese a 57 anni. Schiaffi su schiaffi agli italiani che devono macinare decenni di lavoro per riuscire ad avere assegni che diventano sempre più bassi e con il traguardo dell'età pensionabile che si fa sempre più lontano. Saldi,